Arriva una telefonata, come sempre io mi metto in preallarme perché non so chi chiama. Pronto? Pronto? Ah, eccola, buongiorno, buongiorno. Della Rosa, sono Nenzi, mi lo riconosci? Lo so, guardi, io ormai la riconoscerei tra mille. Come sta? Lei come è la nostra Nenzi. Come va? Sto come bene, va? Guardi, sto bene, oggi è venerdì, ultimo giorno della settimana, sono contento. Lì, riposo, lì, perché riposo. Lei cosa farà nel weekend? Stiamo lavorando, qui stiamo lavorando. A che cosa? Siamo che nel cosa? Pieno del lavoro, qui siamo nel piacito, qua a TGS, stiamo programmando una nuova stagione. Senta, no? Guardi, non mi faccia arrabbiare con questo argomento. TGS è la nostra emittente. È la nostra emittente. No, ha detto bene, tele, la no, telegiornale di Sicilia. Allora lei insiste, scusa, allora lei vuole insistere. Ma no. Allora lei vuole votare il tribunale, queste no, cose, lei vuole capire con l'avvocato. Per carità, noi dobbiamo metterci d'accordo ci serenamente. Ci mettiamo l'avvocato che lì e poi veremo. Che vuol dire TGS allora, secondo lei? Tele Giorgio San, tele lo Giorgio sanno tutti. Vabbè, vabbè. E che cosa state preparando a Tele Giorgio San, signora? Stiamo facendo una programmazione per il nuovo anno. Sì. Allora, ci avremo tanti programmi, a cominciare dalla mattina che facciamo un programma in radiovisione. Non so se da voi la fanno questa no, cosa. No, come se da noi la facciamo? Lei è ospite di un programma. Ma conoscete questa tecnologia? Non voi? Solo la conosciamo. Lì in Italia? No, la facciamo e anche bene. TGS, noi, RGS. A TGS, Tele Giorgio San, sì? E RGS, sì. Radio Giorgio San. Ovviamente. Di conseguenza, voglio certo, dire. Certo, di conseguenza, sì. Sì, sì. Stiamo facendo una trasmissione di mattina che si chiama Anna Catella. Non so se la conosce, una trasmissione famosissima. Come si chiama? Scusi? Anna Catella. Anna Catella. Anna Catella, sì. Anna, non l'ha sentita mai? No, mai l'ho ma sentita. Ma quella che fa la voce, Anna Catella, non l'ha sentita mai? Non l'ho sentita mai. Ah, ci sono quei due che presentano, c'è cosa, c'è Giuseppe Marsiglia e Salvo Lo Fiore. Allora, sono Giuseppe Castiglia e Salvo La Rosa, no, non è Anna Giuseppe Catella. Giuseppe Marsiglia e Salvo Lo Fiore, che sono due qua che sono famose, da noi. Facevano una trasmissione su TGS. E come si chiamava? Tele Giorgio San, sì? Assieme. Facevano la trasmissione assieme. Allora, ricominciamo da capo. Sì. La trasmissione era insieme. No, assieme. Scusi, lei di cosa sta parlando? Sto parlando di Salvo La Rosa, che sarei ma io. Ma io non sto parlando della Repubblica di San Giorgio. Vabbè. Lei ora, perché San Giacaro, non è Anna Catella, è Alla Catalla. È Anna Catella, lei faccia quello che vuole, noi facciamo quello che vogliamo. Siamo in democrazia, giusto, non ho capito. Per scusi. Carità, per carità, oh. Vabbè. La presentano Salvo Lo Fiore e Giuseppe Marsiglia. Va bene. Non insisto. Facevano una trasmissione assieme. Sì. Una trasmissione famosissima. Era per tanti insieme anni. Per 21 anni. Ma come no? C'era anche Latteri, no. C'era anche Coso, no. C'erano Toni e Tonino. No, era Litterio, Toti e Totino. Antonello Crosta. No, Costa, come solo no? Costa. Solo ma Costa. C'era anche Massimo Sbava, poi no. C'era tutte queste bravissimi. Bravissimi, e sì. E poi Giuseppe Marsiglia, che sì. Questo sapevi perché si chiama così? Perché si chiama Marsiglia, non lo so. Perché l'hanno abbandonato purtroppo. A chi? A Giuseppe? All'angolo della via delle Calcare con via Belfiore. Sì. Non so se lei si è presente. Sì, la zona la dove conosco. Dove c'è sì. La chianca di Nino Vatto? Lo conosce Nino Vatto? Non lo conosco, Nino dove Vatto. Dove c'è la chianca di Nino Vatto? Ora, sì. Una volta c'era Saponaro, una volta lei Saponaro che vendeva l'olio d'oliva spuso e di conseguenza vendeva anche il sapone. Perché erano oli e saponi. Perché? Perché il sapone si vendeva dallo scatto dall'olio, certo, no? Certo, certo. E quindi dove veniva il sapone a pezzi, che si chiamava sapone di Marsiglia. Sapone di Marsiglia. Una mattina, mentre il Saponaro si recava alla sua bottega che stava aprendo per andare al lavoro, e per servire la popolazione con l'olio e il sapone di Marsiglia, che è successo? E che cosa capitò? Non lo so. Trovò questo bambino sulle scale, sul pisolo, diciamo, della sua bottega, il famoso pisolo, di via delle Calcare, sì? Con via Belfiore, dove oggi sorge la chianca di Nino Vatto. Va bene. Questo dato per specificare. Scusi, sì, Nenzi, lei è didascalica. Della lei carne di cavallo, allora se dobbiamo aggiungere della carne di cavallo. Scusi, perché oggi è così didascalica? Lei? Ma così, non lo so, mi viene così. È didascalica, cuore. Didascalica. Basta, trova un involto dove c'era un bambino che piangeva, e allora lui lo prese con sé, lo adottò e lo chiamò Marsiglia, come il sapone che lui vendeva. Lo sapeva lei questo? Non lo sapevo, però è una bella storia, anche emozionante, però lui si chiama Castiglia. Giuseppe Marsiglia e Salvo Lo Fiore. Va bene, va bene. Poi dopo stiamo facendo un altro programma, cosa? Sì, facciamo un programma sui viaggi. Ah, bello. Sì, abbiamo fatto già dei documentari, diciamo, in giro, lontano. Fuori dalla Repubblica di San Giorgio. Dove siete stati? Siamo stati a Montepò, abbiamo fatto un documentario a Montepò. E là dietro.
Pietro. Sì, ma quando poi sempre estero noi, no? Rispetto alla Repubblica, esatto, di San Giorgio. Sì, poi quattro puntate per Librino, Librino in quattro puntate. Certo, scopri Librino, si chiama Librino Discovery Librino, si chiama così. Discovery Librino Discovery Librino, non si può sentire. È bellissimo, il titolo è bellissimo. Bellissimo, certo. E questo programma che fa tutti i documentari dei viaggi. Sì. Abbiamo stato addirittura a Mister Bianco, no, signora Rosa. No, siamo stati, no, abbiamo stato. Siamo cosa, stati. Mister Bianco. Anche a Mister, Mister Bianco lontanissimo. Certo. Perciò siamo questi documentari di viaggio, che una donna stanco. Sì. Si chiama Alle falde di Passo Pisciano. Alle falde. È un documentario, un programma che lo presenta Licia Calì. Alle falde del Kilimangiaro c'era Licia Colò. No, alle falde di Passo Pisciano, c'è Licia Calì. Non mi deve insistere. Della famiglia Calì, va bene. Se lei mi deve alliare, scusi, se lei mi allia, allora lei, scusi. Io non allio. No, lei mi allia, no, perché lei in questo modo lei allia, vuol dire che lei insiste. Io non traduco, perché ci sono quelli che non capiscono. Lo so, allia. Oh. Lei insiste. Esatto. Va bene. E poi facciamo anche altri programmi, no? Cioè? Che ne so, stiamo facendo Parenti di Maria. Amici, no, parenti. Vabbè. Amici di Maria De Filippi. No, parenti di Maria di Filippo. Ah, Maria Di Filippo. Sì, sono tante cugine, no? Sì, tante cugine. Sì, c'era Maria Di Pippo, Maria Di Gianni, Maria Di Enzo. Va bene, sì. E Maria De Filippo. Perché che è la figlia De Filippo. Da noi si dice così per verificare l'appartenenza. Sì. È Maria Di, Salvo Di, perché esatto. Parente Di. Va e poi allo stesso modo per cui sono nate queste cognome, signor La Rosa, perché storicamente nascevano così. Di Filippo, De Filippo, certo. Hai capito, no? Certo, Maria Di Filippo, che è la figlia di Filippo, Filippo dal quartiere, no? Del quartiere, e fa questo programma che si chiama Parenti, che è un programma che ci possono andare solo i suoi parenti. Una cosa familiare. Assolutamente, se lo gestiscono loro. Va bene, va bene, in famiglia. Abbiamo tanti appuntamenti, no? Poi abbiamo il Telecalì, che è il telegiornale, diciamo. Ci vuole un telegiornale, sempre, è importante, in ogni emittente. Ci stiamo organizzando, abbiamo gli ospiti, c'è la Marocca lì, abbiamo lo spascio dei fratelli Calì. Ma anche lo spascio. E poi abbiamo CCC, centro commerciale qua della Repubblica di San Giorgio. Sì? Si chiama CCC, cioè? Cose casa casa. Sono quelle cose che uno le compra e poi si trova a casa. Devo dirle, Nancy, che questo titolo è bello. Questo CCC, cose casa casa. Potreste aprire anche un negozio voi a casa. Perché no, non è bello. Cose casa casa. Un negozio di possiamo casalinghi. Possiamo fare un franchising. E poi lo diffondiamo. Io l'aspetto quando lei vuole, ci vuole venire a trovare qui nella Repubblica di San Giorgio. Nancy, io ci faccio fare un passo, va bene? Così ci vediamo venire presto. Tranquillo. Va bene. Non paga, non deve pagare. No, può venire tranquillo. Lei mi faccia uno sconto. Allora va bene, l'aspetto, così. Signora Rosa. L'aspetto. Grazie, con piacere. A presto, a lei, Nancy. Signora Rosa. A lei, Nancy. Alla Catania. Tutto cori.